Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e nuovo volo con l'Autelivo. Siamo a Selvino, in Val Seriana, un paesino secondo me veramente veramente carino, un paese molto family friend, però il tempo non è molto friend. Quindi ragazzi, però sono in astinenza da volo da Autelivo, quindi troverò lo stesso un modo di farlo volare, anche se questo tempo veramente non è da volo di drone, perché comunque piove, o meglio ha piovuto fino a un secondo fa, il cielo non è sicuramente dei migliori, però ci proviamo lo stesso. Adesso cerchiamo una location dove far volare l'Autelivo e proviamo lo stesso in queste condizioni meteo a farlo volare. Non so cosa verrà fuori, ma ci proviamo. Quindi adesso camminiamo e cerchiamo una location. Il topo e il pazzerello e l'elefante trema. Non fate caso al fiatone, sto camminando in salitissima per cercare di appunto trovare questa location. Non proverò ovviamente i filtri da Polar Pro perché non mi sembra un tempo da filtri, quindi ragazzi accontentiamoci di questo tempo ma anche di questi colori bellissimi che ci dà l'autunno. Quindi adesso preparo tutto e voliamo a Selvino con l'Autelivo. Sono quasi arrivato in cima a questa montagna, avrei preso volentieri, vedete la seggiovia, ma purtroppo oggi non va perché c'è un tempo di melma. Quindi ragazzi sono quasi arrivato, sto morendo, anche perché sto facendo veloce perché ho paura che ricominci a piovere. Quindi ragazzi, tra poco decollo. Ragazzi, qua c'è pure un cannone sparaneve posizionato per l'arrivo della stagione invernale. Penso che questa location adesso possa essere il posto giusto per far decollare l'Autelivo. Adesso lo tiro fuori dalla sua borsa e proviamo a decollare qua. You've been done.
Ok ragazzi, anche questo volo a Selvino in Val Seriana è finito. Purtroppo il tempo non era dei migliori per fare un volo col drone, aveva appena finito di piovere, sta uscendo un pochino di sole, ma appena appena, c'è un sacco di foschia ovunque, l'avete vista qua sopra a questa pineta, appena salivo un po' di quota non si vedeva più niente, quindi ragazzi spero lo stesso che questo video vi sia piaciuto. Comunque l'autolivo l'ho provato almeno anche in questa situazione che per me è nuova, nel senso che di solito non faccio mai volare i droni quando il tempo è così, nel senso che può iniziare a piovere da un momento all'altro o appena finito proprio di piovere tantissimo e non è ancora uscito il sole, quindi con questo tipo di tempo incerto di solito io non faccio mai volare il drone, anche perché oggi è molto incerto il tempo. Spero lo stesso che sia uscito qualcosa di buono, quindi ragazzi come al solito se il video vi è piaciuto e se questa nuova esperienza con questo tipo di meteo con l'autolivo vi è piaciuto, perché veramente questo vola in qualsiasi condizione, lo sapete, vola con il vento fortissimo, vola sopra l'acqua, vola ovunque, ma che lo faccia solo lui, però diciamo che lo fa bene. Quindi ragazzi se vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo ovviamente nei prossimi video. Ciao.